È uscito il nuovo video che ho realizzato con Obi. Ti lascio il link in descrizione. Ciao Maker e bentornato anche questo sabato qui nel mio garage. Intanto ti chiedo scusa se mi senti con questa voce chiusa, purtroppo mi sono beccato il raffreddore. Succede. Ad ogni modo, oggi stavo registrando un video che vedrai in futuro qui sul canale, quando mi sono detto, e questa ce l'ho da quasi un anno perché l'ho acquistata circa a primi di novembre o fine ottobre dell'anno scorso e non l'ho ancora presentata, non vi ho ancora spiegato come funziona e soprattutto se vale la pena averla oppure no. Di conseguenza ecco una recensione o comunque il mio parere su questa fresatrice orizzontale della Triton. Ma andiamo prima a parlarne delle caratteristiche tecniche e per farlo stacchiamo la corrente. Benissimo, ecco qui la fresatrice. È leggera perché comunque all'incirca pesa sui 2,5 kg e una fresatrice normale invece ne pesa qualche chilo in più. Quando arriva dalla confezione ve la troverete senza questo accessorio installato. Eccola qua. Così è come si presenterà al vostro arrivo e anche senza questo. Benissimo, com'è composta? Ha una maniglia, un interruttore per l'accensione, un convogliatore della polvere e successivamente andiamo a vedere la parte di lavorazione, quindi il piatto d'appoggio che può essere sia questo che questo a seconda del tipo di lavorazione che dovete fare. Successivamente c'è la levetta di regolazione dell'inclinazione, perché ovviamente potete anche fare delle fresate inclinate e quindi in questo caso andate ad inclinare la torretta qui, la piastra, e quindi potete regolarla. Di bello cos'è che ha questa fresatrice? Lo scatto all'inclinazione standard, nel senso che ai 45 gradi ho uno scatto, se mi sposto a metà ho un altro scatto e poi ai 180 gradi ho un ultimo scatto. Ovviamente posso comunque fermarmi ad un'inclinazione particolare da me desiderata e andarla a bloccare con questa levetta molto facilmente. Il motore ha 760 watt che fanno ruotare la lama da 100 per 11.600 giri e ovviamente per andare a fare un lavoro preciso io consiglio di utilizzarla sempre in modo tale che il peso vada ad aiutare la lavorazione. In questo caso sto andando ad appoggiare la fresatrice in modo che il peso mi aiuti a tenere in posizione la fresa e ovviamente quando andrò in modo orizzontale vado a posizionare questo accessorio che praticamente non è altro che una guida da bloccare qui, mi farà sì che posso appoggiarmi sul pezzo sia da questa parte qui che poi anche sulla parte di dove fuoriesce la lama. Come avviene però l'unione con una fresatrice orizzontale? Beh, avviene grazie a queste lamelle. Le chiamo lamelle al plurale, ma in realtà si chiamerebbe lamello. Infatti il lamello è il nome dato all'invenzione fatta da Hermann Steiner, cioè una lamella che andava ad inserirsi in due scanalature per creare un'unione. Il lamello quindi è stato inventato nel 1955. Successivamente, l'anno dopo, è stata inventata la prima fresatrice per le lamelle. E da lì poi tutto il resto che ne è nato, tra l'altro l'azienda Lamello che nasce proprio da questa invenzione. Poi hanno sviluppato altri sistemi di unione, ma lì è un'altra storia. Visto che ho parlato di motore, non posso non parlare di rumore. Infatti questa fresatrice ha il motore posizionato in questo modo, di conseguenza la rotazione è in questo senso, ma poi deve trasmetterla in quest'altro senso. Di conseguenza, per fare questo trasferimento della rotazione, c'è un ingranaggio a 45 gradi. Questo ingranaggio fa parecchio rumore, o comunque abbastanza. E è normale, quindi se l'hai acquistata e non ti aspettavi quel rumore, beh, sappi che è normale. Io ho visto ingranaggi a 45 gradi anche su motori
industriali e ti assicuro che non ce n'è uno di silenzioso. Anche quelli a bagno d'olio fanno rumore. Di conseguenza, oltre al rumore della fresatrice, che comunque è un rumore lieve, quello del motore, c'è questa aggiunta di un rumore meccanico. Vi faccio sentire. Questo rumore si percepisce di più nel momento di accensione e spegnimento. Nel momento in cui la fresatrice è al massimo di giri, sembra anche non dar tanto fastidio, comunque essere incentivato questo rumore. Però era giusto per farvelo sapere. Bene, ma via lo sgabello e andiamo a vedere come funziona questa fresatrice. Intanto, sacchetto per le polveri. Perché? Perché quando entra la fresatrice spara via tutto un disastro di polvere, che è meglio averlo. Se volete farvi un attacco per attaccarlo direttamente all'aspiratore, ma secondo me già basta questo sacchettino qua. Di conseguenza poi le possibilità di regolazione sono diverse. Perché? Perché è un sistema flessibile e non vincolante come il sistema della foratura, quindi della foratrice normale, in cui si fa un foro preciso e lì deve entrare la spina. In questo caso il sistema è abbastanza variabile, diciamo. E questo è uno dei motivi per cui spesso preferisco questo tipo di giunzione rispetto alla foratura o comunque al foro classico con la spina, proprio perché c'è questa flessibilità nel poter andare a fare la giunzione. Ci sono tre tipi di lamelli: il tipo 0, quello più piccolo, il tipo 10, che è la metà via, questo qui, e il tipo 20, che è la misura più grande. Ebbene, hanno tutti e tre gli stessi spessori, questo perché ovviamente il disco di taglio è uno solo. Però ovviamente andando a regolare la profondità di fresata si possono fare gli incastri o per un tipo o per l'altro. Per andare a fare queste regolazioni e quindi regolare la profondità di fresata è molto semplice, perché abbiamo una vite di regolazione standard fissa e poi abbiamo questo blocchetto che, andandolo a ruotare, si vanno ad impostare le varie profondità di fresata. In questo caso adesso ho la profondità 10, qui la profondità 0 e qui la profondità 20. Ci sono poi altre misure, ad esempio questa, che è la profondità massima, cioè andrà anche oltre lo spessore della profondità dell'ammello più grande, quindi il 20. Perché? Perché in determinate situazioni questa può essere un'unione non vincolante, come dicevo prima, come la spina. Di conseguenza vado a fare la fresata, vado a inserire l'ammello e poi, quando vado a posizionare il pezzo da unire, posso andare a giostrare la misura in base a come preferisco in un secondo momento. Questa è la particolarità che amo di questo tipo di unione. Come vi ho detto, quindi qui c'è la possibilità di andare a regolare la profondità di fresata, mentre invece se devo andare a lavorare su spessori diversi vado ad utilizzare questo strumento qui, che ahimè non è che ha un binario precisissimo. Infatti è semplicemente fatto ad uncino e va ad agganciarsi sulla piastra d'appoggio. Ovviamente ha del lasco, ma vi dico la verità, se tenete il pezzo, questo supporto, nella parte alta qui, al centrale più che altro, posizionarlo in modo corretto non sarà difficile. Poi, sempre per il fatto che il sistema è flessibile, anche se la fresata venisse leggermente sbagliata, non è un problema, perché tra l'impostazione di fresata e la dimensione reale del lamello ci sono comunque un millimetro di lasco, non è mai precisa. Ma adesso mettiamo da parte le chiacchiere, andiamo a metterla sotto stress, perché sotto stress c'è già stata con altre lavorazioni, ma andiamo a vedere come funziona. E per farlo vado a tagliare due pezzi di legno e vi faccio vedere come unirli. Supponiamo di voler andare ad unire questi due pezzi di legno in questo modo. Ebbene, prima di tutto mi devo tracciare una linea. Tracciata la linea, vado ad utilizzare la fresatrice in questo modo. Prima di tutto mi devo bloccare il pezzo di legno. In questo caso sarà abbastanza difficile, perché il
pezzo di legno è piccolino. Ma no, non dispero, perché comunque ho creato diversi sistemi per bloccare i pezzi al mio banco da lavoro pieghevole. E se non sai di quali sto parlando, beh, ti sei perso il primo video del 2018. Quindi ti consiglio di andarlo a vedere, anzi te lo lascio in descrizione. Bene, dopo che avete messo in sicurezza il pezzo, quindi che è bloccato, dovete andare ad impostare lo spessore sulla fresatrice. Di conseguenza, guardando la parte laterale, trovo una specie di metro, sì, dove posso andare ad impostare la metà dello spessore che ho in fase di lavorazione. Di conseguenza questo è un 18 mm, vado ad impostare un 9 mm per posizionare la lama quindi al centro del pezzo. Una volta impostata la lama, andando a bloccare con il pomello frontale, sono pronto per andare a fresare il pezzo. Come? Andando ad appoggiare la fresatrice in appoggio sul pezzo di legno e andando a centrare il segno realizzato in precedenza con la parte centrale della piastra di appoggio. Ma adesso andiamo a fare le lavorazioni su entrambi i pezzi e poi ad unirli. Benissimo, ho fatto una fresata per il lamello da 20, che è quello standard che io ho sempre utilizzato quando ero in falegnameria. Ebbene, la prima prova si fa a secco, quindi si va a posizionare il lamello all'interno della fresata, si va a posizionare l'altro pezzo e, come potete vedere, il pezzo ha l'unione perfetta, anche perché sono sempre andato in appoggio con la piastra, questa qui, sono sempre andato in appoggio nella parte superiore del pezzo che andavo a lavorare. Altra cosa che vi faccio notare è che ho la possibilità comunque di giostrarmi di quei 3 mm a destra o a sinistra in base a magari ad una modifica che devo fare al legno. Quindi è un'unione flessibile, questa è una cosa che mi piace. A questo punto posso andare a riempire leggermente di colla sulla parte interna della fresata, inserire la spina ed incollare. La stessa fresatrice però la posso utilizzare per andare ad unire due pezzi di legno in questo modo, quindi andare a posizionare un divisorio ad esempio su un fianco, oppure un fondo con il fianco. In questo caso questo sarà il fondo e questo sarà il fianco. Per fare l'unione in questo caso è semplicissimo. Beh, se dovessi farla qui all'interno del fianco, beh, andrei a rimuovere questa guida, vi faccio vedere, e andrei a posizionare la mia fresatrice sulla parte del fianco che mi interessa andare a lavorare. Se invece devo andare a fresare la parte del fondo, beh, posso sempre farmi aiutare da quest'altra guida di battuta. Quindi la lascio impostata sui 9 mm, mi posiziono in verticale perché in questo modo il peso della fresa mi aiuterà a tenerla in una posizione precisa. E poi, quando mi sono posizionato anche in modo preciso sul segno che ho tracciato e ci sono le tacchette per andare a posizionarsi nel posto preciso, quando sono posizionato posso andare a fresare. Fresata fatta, posiziono il lamello e tac. Preciso. Bene ragazzi, che dire, è uno strumento semplice da utilizzare, facile, comodo, preciso per quel che deve essere, perché comunque vi ho detto è un sistema flessibile. E in alcune situazioni secondo me è essenziale, perché parlo ovviamente di situazioni particolari in cui magari non c'è la possibilità di andare a realizzare un foro preciso. Io con il cabinato arcade mi sono ritrovato in quella situazione di non riuscire a posizionare dei fori precisi perché non sapevo le coordinate esatte. Beh, mi sono fatto aiutare da questo, ho posizionato
la fresatrice nella posizione in cui sapevo dovesse andare poi il pezzo di legno, ho fatto la fresata, l'ho poi riportata sul pezzo di legno e in quel posto è andato a posizionarsi proprio dove volevo. Di conseguenza, in determinate situazioni, secondo me è quasi indispensabile, però nel lavoro di un hobbista magari non è indispensabile. Può esservi utile se dovete fare delle strutture e avere un sistema di unione abbastanza veloce. Sappiate però che non essendo un sistema rigido come quello delle spine, non potete farvi un mobiletto con questo sistema di unione, perché non sarebbe poi tanto solido. Alla fine, se provate a pensare che la parte che terrà poi la struttura sarà la parte centrale qui e non è neanche ben bloccata, a volte quindi è meglio metterci le spine o meglio ancora della ferramenta. Ma su questo capitolo ne uscirà un video a parte che vedrete in futuro. Per questo ho fatto la recensione di questa fresatrice e, come vi ho detto, per le esigenze che ha un hobbista è una macchina ottima. Di conseguenza, se siete interessati ad acquistarla, beh, vi lascio il link sotto in descrizione del link dove l'ho acquistata io. L'ho acquistata tramite Amazon, mi è arrivata praticamente un giorno e mezzo dopo, con custodia e all'interno, oltre alle istruzioni, ho anche una chiave per cambiare la lama e una chiave a brugola per eventualmente cambiare i carboncini, perché comunque ha un motorino elettrico a carboncini. Bene, a me non resta che salutarti, invitarti a guardare questo video in cui ho utilizzato la fresatrice, ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e a darti appuntamento a sabato prossimo, perché ogni sabato c'è il video di Matley. Ciao Maker!